Miei Padawan, bentornati e come sempre grazie per il vostro enorme supporto. Oggi desidero rispondere ad uno dei tanti quesiti che sempre più spesso leggo nei commenti, ovvero perché l'impero non continuò ad usare cloni? Prima di rispondervi, ricordo quanto siate importante per noi. Se desiderate in qualche modo contribuire allo sviluppo del canale, in descrizione trovate il link per effettuare una donazione. Se altrimenti siete soliti acquistare su Amazon, senza costi aggiuntivi per voi, premendo sul nostro link di affiliazione, garantite che una piccola percentuale del vostro acquisto venga ridistribuita al canale. Nel caso non siate interessati alle prime due opzioni o non abbiate la possibilità di sostenerci in quel modo, vi ricordo che il vostro mi piace e il passaparola sono altrettanto importanti per farci crescere e migliorare. I successi e i miglioramenti che il canale sta ottenendo e che otterrà sono soltanto merito vostro e noi non lo dimenticheremo mai in alcun modo. Io sono lieto di considerarvi tutti quanti dei Vean Bounce e spero presto di potervi incontrare di persona. Detto ciò, vi ringrazio tutti quanti e vi auguro una piacevole visione. Dunque, per quale motivo l'impero non proseguì ad utilizzare un esercito di cloni? Prima di argomentare, ecco a voi delle informazioni importanti. Sappiamo dal fumetto canonico Darth Vader, Dark Lord of the Sith, che poco dopo la distruzione dei Jedi, quindi dell'ascesa imperiale, la produzione dei cloni venne interrotta. Dal 19-18 BBY circa, si smette quindi di produrre nuove truppe, mentre quelle più vecchie, quelle che avevano combattuto sui campi di battaglia delle guerre dei cloni, vengono riorganizzate nelle prime unità di Stormtroopers. Eppure, come scopriamo in Star Wars Rebels, stagione 2, episodio 7, la maggior parte dei cloni attorno allo 0 BBY, quindi attorno al quarto episodio, vengono rimpiazzati da reclute umane, cresciute nei 19 anni trascorsi nella dottrina imperiale. Questo avvenne poiché alcuni cloni, tra cui Rex, non sono fedeli all'impero, bensì alla vecchia Repubblica, Repubblica per cui hanno combattuto per anni vedendo morire compagni e sacrificandosi per la democrazia, non per un regime, non per una dittatura. Our loyalty was to the Republic, not your empire. A rigor di logica, ecco il primo punto per cui l'impero utilizza umani e non i cloni. Le giovani reclute, fin dai primi anni di vita, sono state indottrinate e istruite a venerare l'impero. La loro lealtà è indirizzata fin dalla nascita a Palpatine, all'imperatore, quindi morirebbero per proteggere il regime da lui fondato. Inoltre, a seguito della crisi generata dalle guerre dei cloni, le accademie imperiali sono un luogo ambito, poiché a chiunque è data la possibilità di istruirsi, abbandonare pianeti poveri e con scarse opportunità, viaggiare per la galassia, ma soprattutto vi è una forte possibilità di carriera. Per questo motivo i giovani, tra cui lo stesso Luke in episodio 4, piuttosto che fare la fame su pianeti poco ospitali, mirano invece all'istruzione militare. Istruzione militare che nasce dalla propaganda bellica avviata durante le guerre dei cloni e che in un modo o nell'altro ha comunque influenzato le generazioni a venire. In breve, in età imperiale, gli esseri umani sono talmente leali e devoti all'impero che non servono più lotti di cloni, anzi, la richiesta nelle accademie imperiali è sempre enorme. È in costante crescita. Il secondo motivo per cui i cloni non vengono più utilizzati è il loro processo di invecchiamento. A seguito dell'ascesa imperiale, con il trascorrere del tempo, sempre più cloni vennero costretti al ritiro forzato. Perché? Perché a causa dell'età biologica raggiunta, il loro fisico ne risentiva, non riuscivano a correre, il respiro era più breve, le energie erano minori, eppure la vista era calata, compromettendo di molto la mira. Se a ciò aggiungiamo che un clone di 30 anni ne dimostra fisicamente 60, quindi il doppio, significa che per l'impero ogni singolo soldato è utilizzabile per un massimo di circa 20 anni. Al contrario, un essere umano può tranquillamente combattere per il doppio del tempo, quindi anche 40. Il che dal punto di vista tattico, dell'esperienza e delle truppe, potrebbe persino rivelarsi un punto a favore del nuovo regime. Attorno allo 0 BBY, soltanto una piccola percentuale di cloni rimane ancora tra le fila imperiale, coprendo il ruolo di istruttori delle truppe umane. In questo modo l'addestramento ricevuto in passato su Kamino venne tramandato alle nuove reclute, influenzando gli umani ad una maggiore lealtà e obbedienza verso l'impero.
Al contrario, i cloni ritirati furono presto dimenticati, insieme alla stessa Repubblica per cui in passato avevano combattuto, e vennero storicamente ricordati come la generazione perduta. Il terzo punto per cui i cloni vennero rimpiazzati da esseri umani è un motivo storico. Palpatine cosa vuole fare? Vuole cancellare ogni traccia dei Jedi, quindi nascondere anche l'esistenza dei Sith. Qual è uno dei modi in cui puoi farlo? Cancellando la generazione di combattenti che affiancò i Jedi durante le guerre. Quindi ritirando i cloni e definendoli potenzialmente inclini alla demenza? Nessuno avrebbe mai creduto a possibili racconti a favore dei Jedi e nemmeno reso conti riguardo le battaglie contro il Lord Sith Darth Tyrannus. Questo, ragazzi, questo ha contribuito a rimuovere dalla memoria un passato che Sidious riteneva pericoloso. Le nuove reclute, infatti, esattamente come Luke, non sanno delle guerre dei cloni. Certo, qualcuno ne ha sentito parlare, lo stesso Skywalker lo scopre da Obi-Wan, ma le generazioni nate dal 19 BBY in poi è difficile sappiano del reale sviluppo delle guerre. La maggior parte di loro è stata indottrinata a credere che Palpatine abbia salvato una galassia divisa, mettendo fine alle guerre e forgiando un impero stabile e solido. Pertanto le nuove reclute umane, a differenza dei cloni, non hanno alcun legame con il passato, non conoscono la Repubblica e non hanno modo di ricordare i Jedi, non li hanno visti, non hanno combattuto insieme a loro, il che li rende estremamente devoti al nuovo regime, poiché non conoscono quanto vi era prima. Quarto punto. I cloni, con il loro chip inibitore e le modifiche genetiche, non erano altro che armi controllabili in svariati modi. Terminata la guerra, non vi era più bisogno di loro. Come i droidi potevano essere disattivati, o meglio, in questo caso, ritirati. Quindi era giunto il momento per loro di accostarli insieme ai Jedi, alla Repubblica, ai separatisti e ai droidi, poiché i cloni erano parte di quel passato da cancellare che Palpatine voleva dimenticare. Per quale motivo, secondo voi, l'imperatore avrebbe quindi dovuto spendere denaro per produrre nuovi lotti di cloni? Non gli servivano. Ora ha miliardi di giovani reclute fedeli all'impero che costano meno rispetto a un clone e possono combattere per il doppio degli anni. Quinto punto. Come sappiamo, i cloni erano più obbedienti e servili rispetto a un normale essere umano, quindi nelle guerre era richiesta sempre la presenza di un generale Jedi o di un ufficiale al comando. Erano combattenti creati per eseguire gli ordini, quindi erano maggiormente efficaci se istruiti, se comandati da un comandante. Il che nel piano di Palpatine era sensato, serviva a creare fiducia tra cloni e generali Jedi, in modo da massimizzare il successo del futuro protocollo 66. Ovviamente l'impero non ha più bisogno di ciò. Al regime servono ora soldati indipendenti, capaci di pensare singolarmente e di adattarsi a condizioni avverse anche senza la presenza di un superiore. Questo garantisce una maggior sicurezza per l'impero, un minor controllo esercitato dalle alte sfere militari, inoltre motivati dalla possibilità di carriera. Un essere umano rispetto ad un clone è portato a maturare una maggiore fedeltà verso l'impero, verso la gerarchia imperiale, portando a compimento e missioni magari concluse per orgoglio o per motivazioni personali. Ad esempio, mettiamo che un umano miri al grado di ammiraglio, quindi farà di tutto per ottenerlo. Non solo combatterà al meglio delle sue possibilità, ma cercherà strategie o azioni indipendenti indirizzate ad accrescere la sua fama. Un clone non poteva fare ciò, al contrario, doveva sottostare obbligatoriamente ai superiori, e le possibilità di carriera erano assai limitate. In conclusione, oltre a quanto esposto, attorno alla figura di Palpatine vi sono teorie riguardo il suo umanocentrismo. Abbiamo già trattato le leggi anti-aliene, gli Ewok resi schiavi, la sterilizzazione di Geonosis, la quasi estinzione dei Lasat, il controllo dei Twi'lek e del loro pianeta. Insomma, è alquanto possibile che l'imperatore volesse un esercito di soli uomini, in modo da creare cameratismo e unità interna,
nel caso altre specie pericolose per il suo impero avessero provato ad attaccarlo. Un'altra informazione importante, da me già citata in passato, riguarda le conseguenze dell'Ordine 66, ovvero qualche clone rimase tremendamente traumatizzato dall'evento. A causa del chip inibitore furono infatti obbligati a compiere azioni orribili, qualche volta verso adulti, altri verso bambini, uccidendo chiunque fosse affiliato all'Ordine Jedi. Il che ha condotto molti cloni ad avere disturbi da stress post-traumatico, quindi furono tra i primi ad essere ritirati, vivendo quanto restava delle loro brevi vite su pianeti poco abitati. Detto ciò, miei Padawan, io come sempre sono Emilio Valotti, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, noi ci rivediamo presto. Che la forza sia con voi!